tu stesso che hai colto questa bellissima cosa, hai pensato di riproporre Mario Fattori in un modo che sarà nuovo per tanta gente, perché nessuno immaginava una certa parte di queste caratteristiche. Fine anni 50, primi anni, questo già prima anni 60. Invitavo sempre un responsabile della General Film, Edo Cacciari per esempio, o Franco Bellino, ad assistere alla registrazione, oppure mi facevo fare subito un provino e lo facevo sentire. In generale andava abbastanza bene o bene. Siccome io registravo molto, se le cose non fossero andate bene, le avrei messe a punto come suggerivano loro, che non erano musicisti, però avevano un certo gusto. Noi siamo esseri umani, no? Quindi abbiamo i pro, i contro, i gialli, i neri, qualsiasi cosa può capitare a un essere vivente. E allora metto me prima, in primo piano, per queste cose, no? Cose che avrei potuto fare o dire in maniera più gradevole. Ecco, la stessa cosa è il pensiero che ho delle persone che ho conosciuto, alle quali sono stato vicino per lavoro, per amicizia, così. È l'uomo che produce tutto, produce il musicista, il regista, l'ingegnere, il panettiere, è l'uomo.